Ciao ragazzi. Bene, allora oggi vi vorrei parlare di qual è il quarto parametro che in tutti questi anni le persone hanno valutato favorevolmente per adottare i loro cani da guardia se vivevano in una casa singola con giardino. Questo io l'ho individuato sul fatto che sono stati proprio i cani più visti in TV e al cinema quelli che poi sono stati scelti maggiormente dalle famiglie che avevano bisogno di un cane che fosse in grado di proteggere. Allora, prima di introdurvi questo argomento, vi voglio parlare di una cosa curiosa. Voi pensate che, tralasciando un momento i cani da guardia, già molti anni fa in casa nostra vivevano dei bassotti, perché abbiamo sempre avuto la passione per i bassotti. A volte dicevamo, forse perché noi siamo una famiglia di bassotti, ci piacciono appunto questi cani molto particolari. E da alcuni anni mia figlia, probabilmente sul ricordo di quando era bambina, che è cresciuta con una bassotta, si è messa ad allevare, così a livello amatoriale, questa razza. Per alcuni anni i bassotti non era così semplice riuscire a trovargli una sistemazione quando nascevano. Avevano ormai, fra virgolette, un prezzo di mercato, perché al di là di tutte le considerazioni che noi possiamo fare, che i cani non si acquistano, si adottano, si amano, quelle cose che io vedo, nel momento in cui tu hai una cucciolata, la metti, se sei un amatoriale, sugli annunci economici, e quando dici il prezzo puoi sentirti a dire dall'altra parte: il cane mi interessa, oppure ci penso, oppure la richiamo. In sintesi, è probabile che tu hai chiesto di più di quello che era il prezzo di mercato. I cuccioli di bassotto non valevano più niente praticamente. Poi cos'è successo? Non so quando, e non conosco neanche questo cartone animato, perché è ciò che mi sta dicendo mia figlia, che un anno o due fa è uscito un cartone animato dove fa vedere tra i protagonisti, o il protagonista è un bassotto. Allora voi dovreste vedere, a dispetto di altre razze che fino a un anno fa o due anni fa venivano considerate le più appetibili in assoluto, le più ricercate, come oggi un bassotto, anche senza pedigree, solo ad averlo te lo strappano nelle mani. E che cos'è stato a cambiare questa situazione? È stato questo cartone animato. Allora, questa è una cosa che io ho visto tantissime volte nei cani, ma fin quando si tratta di cani da compagnia è anche comprensibile, non tutti devono essere cinofili solo perché a un certo punto si innamorano di questa tipologia di animali e decidono di adottarne uno, due, insomma vogliono dividere la loro vita piacevolmente con uno di questi animali. Quindi è ovvio che uno li vede nei film, li vede nei cartoni animati, li piacciono e li cerca e se li comprano, ed è una cosa tutto normale. Quando però parliamo di cani, fra virgolette, da lavoro, e come cani da lavoro io inserisco ovviamente, perché quello è uno dei più antichi lavori, sono i cani da guardia, sia cani da bestiame che costruiscono il bestiame dall'avvicinarsi dei predatori, appunto dalle predazioni, e cani che possiamo tenere nel giardino di casa nostra per tutelarci quello che oggi è diventato uno dei pericoli maggiori per chi vive in una casa singola, ovvero le intrusioni indesiderate di chi vuole venirci a prendere i nostri beni, a volte si aggredisce, insomma ci crea tutta una serie di problemi. Ecco, il fatto di basarsi, o meglio di farsi prendere dall'entusiasmo e di credere un po' tutto ciò che si vede nei film della TV e nei film del cinema, insomma è una cosa un po' particolare, perché non solo a volte poi può essere deludente, ma può anche manifestarsi pericolosa, ed è quello che è accaduto un po' in questi anni. Io, questi 20 anni che mi sono dedicato ai cani da guardia, potete immaginarvi quante volte io ho visto
situazioni che, nonostante ci fossero i cani all'interno dei giardini, i ladri erano entrati, li ho sentiti a dire di tutti i colori, li hanno addormentati, li hanno ipnotizzati, li hanno sedati, gli hanno fatto di tutto. Beh, in qualche modo si voleva semplicemente giustificare, per un amore comprensibile, i propri cani, che non erano stati in grado di opporsi a fare resistenza, o meglio ancora fare deterrenza, e quindi evitare che, nonostante la loro presenza, fossero entrati, come lo entrassero, i ladri all'interno della proprietà. Sono nate altre leggende, no? Perché, partendo da una scelta sicura, assolutamente ponderata in base a ciò che si era visto nei film del cinema e della TV, la maggior parte delle persone hanno scelto il cane di quella razza convinti che poi nella vita reale sarebbero accadute le stesse cose. E non solo, vedendo coi propri occhi che i cani erano completamente non reattivi nei confronti di chi non conoscevano, è stato facilissimo, un po' col contributo degli allevatori, creare leggende tipo: questi sono cani che capiscono la differenza che c'è fra il malintenzionato e il benintenzionato, non hanno reagito contro quello perché hanno capito che non ci avrebbe fatto del male, ma in caso di bisogno chissà che tipo di reazione avrebbero fatto, perché in realtà è quello che si vede nei film. Voi pensate al film Belle e Sébastien, quel cane quanto ipoteticamente sarebbe stato intelligente. Se poi noi rapportiamo le caratteristiche che può avere un cane sotto il profilo dell'intelligenza, di qualsiasi razza esistente al mondo, con ciò che vediamo al film, e studiamo un po', ci rendiamo conto che anche i cani che hanno già una loro predisposizione, non è poi così facile farli lavorare in tutte le discipline. Però quello che abbiamo fatto, visto sempre al cinema, è ben diverso. Un cane che pensa, che riflette, che il proprietario gli parla, lui capisce e agisce di conseguenza, addirittura anticipa con le sue azioni tutta una serie di disavventure che il proprietario avrebbe potuto dover affrontare se non fosse intervenuto il cane. E nonostante la vita quotidiana tutto questo ci faccia capire che il nostro cane non è così, ma sognare è sicuramente una prerogativa dell'uomo, a volte ne abbiamo bisogno, magari in questo periodo ancora di più, quindi è facile per noi farci poi un nostro film sul nostro cane. Poi in realtà le cose di tutti i giorni sono molto diverse. Cani che magari sono predisposti e che magari come tipologia non sono altrettanto autonomi, e noi li abbiamo portati magari ad addestrare, abbiamo fatto un percorso con loro, poi ci accorgiamo poi che nel momento del bisogno, non ce lo saremmo mai più aspettati, loro avevano poi più paura di noi e non avrebbero mai fatto nessun tipo di intervento. Quindi lo scostamento che c'è fra ciò che noi possiamo vedere nei film e in relazione a queste cose, migliaia, decine, centinaia di migliaia di famiglie italiane hanno adottato e hanno riempito i loro cortili di cani con l'obiettivo che li potessero proteggere nel momento del bisogno, e ciò che poi in realtà potrebbe accadere. Quindi è il motivo per il quale io ho scelto come quarto parametro quello che è stato scelto di più in questi anni, quello che è stato tenuto più in considerazione per individuare i cani che potenzialmente avrebbero potuto fare un buon lavoro, proteggere la nostra famiglia qualora ce ne fosse stata necessità. Ed è proprio questo, i cani che noi abbiamo visto nei film del cinema e della TV hanno condizionato pesantemente le scelte di molte famiglie, e nello stesso tempo a volte sono poi quelli che si sono dimostrati inefficienti in quelle situazioni che purtroppo si sono poi verificate drammatiche. Quindi è sempre importante valutare in modo appropriato molte caratteristiche del cane per poter essere sicuri di avere nel cortile quei cani che sarebbero in grado di intervenire qualora ne avessimo bisogno.
Anche oggi vi ringrazio di avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata. A presto.